Oggi non si mangia, uno svuota la spesa no food. Salve a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi uno svuota la spesa no food. Sono stato in vari negozi, tra cui il Carrefour e poi altri negozi della mia città, e sono andato a prendere quelle classiche cose che magari non servono nell'immediato ma che ogni tanto vale la pena comprare. Sono stato anche dalla Coop e lì ho preso anche altre varie cosette. Ho fatto una piccola busta e vi mostro quello che ho comprato. Cominciamo subito. Comodissime, le ho trovate comodissime, le ho prese nel passato, adesso le ho riprese praticamente perché mi sono piaciute tantissimo. E molto comode sono queste pantofole, le ho prese alla Coop, alla Iper Coop della mia città, e sono di taglia unica, sono ciabatte da uomo, tutte in spugna, molto 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 morbide. Le ho prese in questi due colori, una blu, un'altra nero. Nero o blu scuro? Comunque questa qua scura e questa qua blu. Allora, trovo comodissime, soprattutto quando si esce dalla doccia, utilizzare delle ciabatte di questo tipo. Queste qua sono al 100% italiane, un prodotto al 100% italiano. La marca è Eurospugna. Sono molto molto assorbenti, quindi quando voi uscite dalla doccia e mettete ovviamente i piedi sul tappetino da doccia, dopo infilate i piedi all'interno di queste ciabatte e vi assicuro che fanno una prima asciugatura dei vostri piedi in maniera veramente perfetta. E in più sono molto molto comode da lavare, da portare in viaggio, tipo al mare oppure in qualche albergo. Sono molto comode anche da lavare perché sono sotto, praticamente non hanno nessun tipo di inserto in gomma. Io le trovo molto molto comode e quindi ne ho comprate due paia, sperando di utilizzarle andando in vacanza molto presto. Se non mi sbaglio il prezzo era 5 euro a paio. Queste sono le prime due cose che ho comprato alla Iper Coop. Come se piovessero a casa mia, panni Swiffer. Vi farò un video a parte di come utilizzo i panni Swiffer, perché non hanno veramente bisogno di presentazioni. Li compro sempre quando ci sono delle offerte. In questo caso è un'offerta e le ho presi. Questi sempre alla Iper Coop. Mi è piaciuto l'odore stupendo di questo Passion Elixir di spuma di champagne. È un ammorbidente con il Secrets, essenze preziose, ha un profumo di lunga durata. Vi dirò, allora, questo è per 30 lavaggi. Vi dirò, a parte il profumo è eccezionale, di solito non mi piacciono questi profumi floreali, invece questo è un profumo floreale, fruttato, molto pungente, davvero davvero da provare. Io ovviamente utilizzo poco l'ammorbidente per quanto riguarda proprio il lavaggio dei capi. Non mi piace utilizzare molto l'ammorbidente, come ho detto in molti miei video, per il lavaggio, e quindi se posso utilizzo quanto meno possibile l'ammorbidente, però lo utilizzo in vari casi quando voglio andare a profumare ovviamente i tessuti della casa, tipo federe dei cuscini, cuscini da divano, tipo, che non so, anche questi li ho lavati ovviamente con questo, con tipi di ammorbidenti abbastanza profumati, giusto per dare quel tocco di profumo in più alla casa. Principalmente l'utilizzo dell'ammorbidente per me è equivale a profumazione dei tessili, quindi magari tappeti bagno, tappeti cucina, e vado a profumarli ovviamente con una dose generosa di ammorbidente, e sono sicuro che quei tessili ovviamente non verranno utilizzati a contatto diretto con la pelle, quindi lo utilizzo per questo motivo principalmente. Inoltre, ecco perché io vado alla ricerca sempre di ammorbidenti che hanno questo profumo molto molto intenso, profumatori per bucato, gocce profumate eccetera, molto 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 intensi. Questi qua, questo ha una profumazione davvero molto molto forte, molto intensa, e non vedo l'ora di andarlo a provare perché la profumazione mi piace tantissimo e sembra pure abbastanza persistente. Quindi voglio andarla a provare. Con i prodotti spuma di champagne, soprattutto gli ammorbidenti, mi sono trovato veramente molto bene. Quello che in assoluto mi piace di più è quello là azzurro, che adesso non ricordo il nome, e quindi ho voluto prendere anche questo qua. Lo proverò e vi farò sapere.
alla Carrefour ho preso questo dentifricio, era in offerta, mi sembrava intorno a un euro, questa coppia di dentifrici piccolissimi. Allora, questi sono sempre molto comodi da portare nello zaino se vi portate dietro, quando magari siete fuori casa, anche un piccolo spazzolino portatile, oppure nei viaggi, oppure non so, quando venite invitati da parenti lontani, oppure qualsiasi occasione dove non potete ovviamente portarvi troppa roba. Li trovo ottimi anche per il formato, che è un po' più piccolo degli altri che avevo trovato in commercio anche da viaggio. Voglio andarlo diciamo a inserire nel reparto, diciamo, valigeria, ovvero ho un cassetto dove metto tutte le cose per quando devo spostarmi, anche semplicemente per una giornata, oppure da non so, vado fuori casa, oppure passo tutto il tempo fuori casa. Voglio metterlo all'interno di quel cassetto, anche perché credo sicuramente che lo porterò dietro con me in tanti weekend, sperando che si facciano prima e presto le vacanze. E quindi per un euro mi è passata la paura e l'ho preso. Non ho mai provato ed era in offerta alla Ipercoop. Se avete visto qualche altro mio video, sicuramente sapete che io utilizzo il Listerine, non sempre, tutti i giorni ovviamente, ad ogni lavaggio dei denti, però utilizzo spessissimo il Listerine, quel Listerine, quello senza alcol, praticamente quello là tutto azzurro, e mi trovo veramente in maniera egregia, veramente in modo fantastico. Mi sento la pelle, non mi vado a lavare la faccia con il Listerine, altrimenti voglio dire, oddio, potrebbe anche avere un effetto positivo. Però utilizzo ovviamente questo Listerine, mi trovo veramente bene, mi pulisce bene il cavolale, deodora il cavolale, veramente elimina tanti batteri. Ovviamente non va utilizzato sempre, questo sì, altrimenti rischia poi di aggredire troppo la flora batterica interna del cavo orale. Quindi, visto che era in offerta, ho voluto prendere anche questo, che voglio provarlo anche per avere un gusto diverso, questo senza alcol e senza zucchero, dedicato ovviamente ai bambini, però questo è al gusto frutti rossi. Io voglio utilizzarlo, voglio provare, giusto per avere un altro tipo di gusto, perché a volte la mattina non sempre si ha voglia di quell'ondata fresh fortissima di menta e detersivo in bocca, e quindi forse la dolcezza del gusto frutti rossi a volte può essere anche piacevole. Quindi ho voluto comprarlo e lo voglio provare, sono molto curioso, anche perché poi senza alcol, come io già utilizzo l'altro Listerine. Ancora, sempre per quanto riguarda questo alla Coop, ho voluto prendere questo, che è un altro dentifricio. Ovviamente siamo in periodo di vacanze, quindi molto spesso si è fuori casa e quindi faccio scorta ovviamente di questi piccoli dentifrici. Allora, questo è un prodotto eco bio, Dentamentin. C'è anche il colluttorio che ho provato alla, mi sembra, cannella, liquirizia, però non mi è piaciuto moltissimo. È un prodotto sempre della Dentamentin, però non mi è piaciuto molto. Questo ovviamente ho voluto provarlo perché era in offerta, è con estratto di liquirizia e mentolo. Voglio provare per vedere se effettivamente è come il suo fratello maggiore, appunto il colluttorio. E questo pure va in valigia. Sempre per il discorso si va fuori casa eccetera, uso ogni giorno uno spazzolino elettrico con idropulsore per il lavaggio quotidiano ovviamente dei denti, e quando sono a casa. Quando sono fuori casa molto spesso ho comprato quegli spazzolini piccoli, pieghevoli da viaggio, che molto spesso però non trovavo molto igienici, anche perché quando si va in viaggio c'è più possibilità che magari i spazzolini vadano a contatto con altre superfici, magari buttati dentro la borsa, la valigia, e quindi sto optando più spesso di diciamo comprare di volta in volta, tipo sto via due giorni, compro uno spazzolino a pochissimo prezzo e mi porto quello, e poi dopodiché lo elimino e lo butto. Sarà uno spreco, direte voi, però è un fattore secondo me anche di igiene massima.
Allora, io quindi quando ci sono offerte di spazzolini, in virtù di questa cosa compro a IOSA spazzolini, senza ovviamente una particolare marca, perché poi magari uno li usa per poco tempo, quindi non utilizzo marche particolari, e ho preso questo della Oxygen Technology, questa confezione da 3, l'ho pagata su 2 euro, circa 2 euro, hanno anche il copri spazzolino all'interno, e quindi ho pensato di prendere questa confezione. Non ho mai provato questo tipo di marca Oxygen Medium, perché sono spazzolini a setola media, io utilizzo quasi sempre quelli a setola media o massimo quella morbida, perché ovviamente va a carezzare meglio le mie gengive. Queste che erano in offerta sono delle semplici prese, spinotti, non so come li chiamate. Questo da 1,20 euro ognuna, e anche questa. Forse anche qualcuna di queste me le porto in viaggio, perché a volte non si ha sempre questo tipo di attacco, che è quello maggiormente utilizzato magari per quasi tutti gli elettrodomestici. Non ho mai capito perché si utilizzano questo tipo di spina quasi tutti gli elettrodomestici, tipo il forno, tipo il microonde, tipo la macchina del caffè. Non so per come mai non facciano quella là semplice, credo che sia un fattore di wattaggio, ma non lo so. Se lo sapete fatemelo sapere nei commenti, ma anche se poi mi andrò comunque a informare su internet. E quindi ho preso queste 3 da 1,20 euro. Erano in offerta, non li prendo quasi mai, non ne ho fortunatamente l'esigenza, però ho preso dei fermenti lattici della marca Da Matt. Questi anche magari quando si è in vacanza, mi porto sempre, ovviamente se un po' più giorni, mi porto una pochette dove vado a mettere tutti quei medicinali oppure integratori di prima emergenza, e tra cui ovviamente anche i fermenti lattici. Di solito li prendo in offerta e quasi mai sotto le vacanze, perché di solito quando andate in vacanza ed è estate, questo tipo di ad agosto non lo troverete mai, quasi mai in offerta, quindi cerco di prenderli sempre prima, tanto hanno scadenza molto molto lunga. E ho preso questo della Matt divisione Pharma, ho preso questi fermenti lattici giusto così, tanto per se ci viene magari il colpo di Montezuma, per non dire altro, avremo anche questi nei nostri viaggi. 2 confezioni di Essential Floss, sempre per lo stesso motivo, questo me li porto dietro quasi sempre nel marsupio, anche perché io utilizzo ovviamente un idropulsore elettrico quando sono in casa, però quando sono fuori casa io ci tengo che i miei denti debbano essere sempre puliti. Questo qua è ottimo, non so se è cerato, sì, questo anche è cerato, e quindi anche la confezione è più pratica, e della Oral-B veramente mi trovo benissimo con tutti i tipi di fili interdentali, e ne ho prese quindi 2 confezioni. Ancora ottimi della marca Antica Erboristeria, anche a poco prezzo li trovate, questo dentifricio che è Complete Care. Questo ha 10 azioni per denti visibilmente sani, efficace protezione delle gengive. Allora, questo ha all'interno vari estratti di oli essenziali, e devo dire che con questi prodotti dell'Antica Erboristeria mi sto trovando davvero davvero bene. Quindi quando voglio andare ad utilizzare un dentifricio un po' più sano, questo ha oli essenziali di eucalipto e chiodi di garofano. Come ben sapete, a parte l'eucalipto che va a rinfrescare in qualche modo, ha una lieve azione battericida, il chiodo di garofano è ottimo per le gengive. Io infatti a volte mi capita di andare, quando ho delle gengive particolarmente infiammate, vado a utilizzare un po' di chiodo di garofano in bocca, così lo metto in bocca come se fosse una caramellina, e quindi va in qualche modo a disinfettare molto molto le gengive. Altro spazzolino, questo con setola più dura, era sempre in offerta, e quindi ho preso questo qui. Sempre con questo è della Aqua Fresh.
però ha una testina un po' più piccola. Utilizzo tantissimo guanti, sia per quanto riguarda il lavaggio ovviamente in casa di varie cose, sia per quanto quando li utilizzo per attività creative DIY, quindi consumo tantissimi guanti, però ho dei guanti ovviamente, quello per lavare i piatti tipo di leda eccetera eccetera, oppure per il bagno, però mi sto trovando molto molto meglio a utilizzare quelli in lattice, quelli che monouso. Quindi ho preso due confezioni di queste, erano a 3,80, questo in un negozio della mia città della marca Logex. Non li ho mai provati, sono senza polvere all'interno perché assolutamente io prendo sempre senza polvere i guanti, sono latex free, non è quindi penso in lattice, ma è nitrile, anallergico e può essere anche a contatto alimentare, anche contatto alimentare food contact, quindi può essere anche utilizzato per il contatto con gli alimenti, tipo che ne so, quando andate a lavare le melanzane, a tagliarle, o i carciofi per non avere magari le mani nere, se volete insomma proteggere le vostre mani, ma ovviamente andarle avere comunque dei guanti che vi permettano anche l'utilizzo con i prodotti alimentari, questi fanno al caso vostro della Logex. E vediamo un po' come saranno. Ne ho prese due scatole. Uso dei rasoi elettrici, ma per le rifiniture ovviamente non devono mai mancare in casa le mie lamette Gillette Fusion Pro Glide. Ragazzi, sono ottime. Mamme all'ascolto, compratele per i vostri figli alle prime barbe, o i vostri mariti, o i vostri compagni, o ai vostri amanti, insomma a chi volete voi, però dovete comprare queste perché davvero non irritano per niente e vi durano tantissimo. Quindi queste sono le mie preferite e le compro sempre. Non ho voluto prendere questo, non so se l'avete mai provato, voglio andarlo a provare, Dr. Beckham Original. È un profumo a biancheria, freschezza mattutina, 100% di profumo, adatto a tutti i tessuti, profumo incapsulato a lunga durata per lavatrice e asciugatrice. Allora, quando vado ad utilizzare questi prodotti profumo a biancheria per l'asciugatrice, li vado a mettere su un semplice panno Swiffer oppure su un semplice, su una semplice salvietta, come vi ho fatto vedere anche praticamente nel video di come vado a profumare la pattumiera. Se invece li utilizzo nella lavatrice, seguo le dose e le istruzioni indicate. Questo ha un bellissimo odore, non lo apro altrimenti mi si fanno le mani super profumate, ma il profumo si sente anche già dal tappo chiuso. C'era un altro gusto, un altro odore, mi sembra la rosa se non mi sbaglio. Io ho voluto prendere questo perché mi piacciono sempre questi qua, molto neutri, che sanno di bucato pulito. Freschezza mattutina, vedremo se effettivamente, dice anche dermatologicamente testato, mi sembra intorno ai 4 euro, non ricordo i prezzi, ho dimenticato lo scontrino in macchina, quindi scusatemi, però voglio andarlo a provare. Non so quante se ne mettono dentro, però davvero vorrei andarle a provare e magari vi faccio anche una recensione, perché di sicuro, ma di sicuro, e già vi ho parlato in alcuni miei video dei prodotti della Nuncas, le goccine Nuncas che costano sui 6-7 euro, a volte 5 euro in offerta, per esempio, non mi hanno per niente soddisfatto. Se metto un qualsiasi ammorbidente, tipo anche quello che ho comprato adesso, davvero secondo me è molto molto più efficace. Invece le goccine della Nuncas assolutamente non le prendo più, quelle per profumare la biancheria, perché sono state davvero soldi buttati inutili, dopo un po' non si sentiva più nulla, diciamo alla stregua di un qualsiasi altro ammorbidente. Quindi mi sono riproposto di comprare queste perché sono più reperibili nei supermercati e quindi voglio vedere un attimino se fanno lo stesso effetto della Nuncas. Sicuramente questo lo utilizzerò magari per le tende e voglio vedere oltre che sugli indumenti proprio, voglio vedere magari che ne so, sulle tende e i tappeti, come vi dicevo prima, se effettivamente è di lunga durata, che non facciano la stessa fine della Nuncas. E questo è l'ultimo prodotto. Niente, il mio video finisce qui, se vi piace magari condividetelo, se vi piace anche i video che propongo magari iscrivetevi al canale e attivate la campanella e passate un'ottima buona giornata, ciao!